Ciao ciao a tutti e ragazzi, fra poco rinizia la scuola e visto che mi avete chiesto in tanti come si fa a fare homeschool, ovvero l'istruzione parentale, in questo video vi spiegherò tutto quello che dovete sapere e vi dirò anche se farò l'homeschool o se andrò a scuola. La prima cosa che vi voglio dire, di nuovo, è che l'homeschool è legale. Chiunque di voi che sta guardando questo video lo può fare. Continuo a ricevere un sacco di commenti dove mi dicono che chiunque faccia l'homeschool verrà arrestato. Ma ragazzi, non è assolutamente vero! Dai ragazzi, stavo scherzando! Invece qui c'è la pagina del sito del Ministero dell'Istruzione dove dice che l'homeschool è legale, chiunque di voi che sta guardando questo video lo può fare. Ed eccolo qua, vi lascerò il link qui giù nell'info box. Quindi per fare l'homeschool basta che i tuoi genitori portano al dirigente scolastico un'autocertificazione in cui dicono che sono in grado di provvedere alla tua istruzione, da soli o con degli insegnanti privati. Poi, entro il 30 aprile, devono fare la richiesta sempre al dirigente per sostenere l'esame di idoneità. Questo è quello che so io. Poi se nel frattempo dovesse essere cambiato qualcosa, controllate perché non vorrei essere responsabile. Adesso, visto che ho parlato per 2 ore della homeschool, immagino che vorrete sapere se torna a scuola o no. Eh sì ragazzi, torna a scuola! Non mi chiedete il perché la risposta non la so nemmeno io. Mi è venuta la voglia di provare, anche se all'inizio ero molto in dubbio. Speriamo che vada bene e naturalmente nel corso dell'anno vi dirò un po' come sta andando. E spero tanto che vi sia piaciuto questo video, ricordatevi di mettere tanti like se vi è piaciuto e di iscrivervi a questo canale. E adesso possiamo cominciare con i saluti. Ciao Anna Ferrara, ciao Denise, ciao Samuele, ciao Naur, ciao Ludovica, ciao Angelica, ciao Melissa, ciao Sara, ciao Margherita, ciao Ilaria, ciao Stefano e ciao Angela. E ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!